la rivivrai nel cielo di Sanremo. Rimetterai degli abiti eleganti e canterai canzoni di Sanremo. Sanremo in fiore 2017 inizia ufficialmente adesso. E il mezzo del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, proprio per celebrare i cosiddetti eroi del quotidiano, insieme a tutte le altre forze di soccorso e volontariato, carabinieri, poi me ne dimenticherò qualcuno, però carabinieri, agenti di polizia di Stato, agenti della polizia municipale, guardia di finanza, capitanerie di porto, esercito, guardie forestali, soccorso alpino, pubbliche assistenze, protezione civile. Sono loro i nostri eroi del quotidiano e non smetteremo mai di ringraziarvi abbastanza. Grazie, grazie di cuore. Ecco, subito dopo incomincia lo spettacolo, il gruppo dalla Polonia, la fanfara e le ballerine dai variegati costumi. Sono oltre 40 elementi. Arrivando il carro di 20 miglia dedicato a Supergirl. Supergirl è la cugina di Superman, per chi non lo sapesse, e anche lei possiede superpoteri e forza sovrumana. È venuta sulla Terra da Krypton e si trova anche lei a difenderla da fuorilegge, alieni fuggiti da una prigione spaziale. Il carro la rappresenta mentre spicca il volo tra i grattacieli di cristallo, realizzati come grandi contenitori di un'esplosione floreale. Volteggia tra le composizioni di fiori da dove spuntano cristalli di criptonite, unica pietra che può annientare i suoi poteri. Sono utilizzati rose, 300 kg di mimose, aspidistra, garofani, 7500, fiori di pesco, violacciocche, lilium, dendrobium, orchidee, ginestra, iris, gerbere, sancarlini, per un totale di circa 20.000 tra fiori e foglie. E subito dopo il gruppo Rome Majorette, un gruppo di majorette pom-pom girl che balla sulle note di famose musiche italiane. Guardate che Hulk, con la sua impetuosità, con la sua forza, no? Proprio punta fuori da questo meraviglioso carro. Veramente che una meraviglia. Ma io nel frattempo devo... Majorette, un gruppo di majorette pom-pom girl che balla sulle note di famose musiche italiane. Rome Majorette. Siamo già all'ultimo carro. Santo Stefano al mare! L'ho detto in sede di presentazione, il nostro Real Madrid del Corso Fiorito ha vinto la decima volta che dal 96 è istituito l'Albo d'Oro. Questa è la decima vittoria per Santo Stefano al mare, ma non dobbiamo assolutamente dimenticare l'esito della votazione della giuria dei bambini. Allora, il vincitore, il carro vincitore per quello che è la giuria dei bambini è il carro del comune di Dolceacqua. Siamo sicuri che questa giuria dei bambini
da questo 2017 resterà poi sempre nelle future edizioni, perché veramente è stata una cosa molto molto bella, e devo fare i complimenti naturalmente agli insegnanti, ma soprattutto a loro che sono stati qua tre ore quasi, e sono stati bravissimi. Allora, ancora facendo i complimenti al comune di Santo Stefano al Mare, che ha vinto per quello che è l'esito della giuria dei grandi, e il comune di Dolceacqua, che ha vinto per l'esito della giuria dei bambini. Ciao a tutti, grazie, ciao. Grazie naturalmente, ancora un grazie a tutti i dipendenti del comune di Sanremo, servizio turismo e tutti quelli che hanno collaborato per la perfetta riuscita di questa edizione. Grazie, ciao. Buona domenica, ciao. Se ami la grande sera, la rivista.